L'uno non vuole niente dell'altra. Sai, non ho mai capito cosa fosse l'amore, ma in questo momento non ho bisogno di capire niente. Lo sto vivendo. Ti amo, Sarah Lynn. Sarah Lynn? Sarah Lynn! Che c'è? Oh mio Dio, grazie al cielo stai non bene. Non sto bene! Mi annoio! Questa stanza è un vero mortorio! Oh, che c'è in televisione? Oh, ci sono gli Oscar! Ma dai, davvero? Da quanto tempo siamo sballati? Adoro gli Oscar, i red carpet, i vestiti, tutta la magia di Hollywood impacchettata in una sola notte elettrizzante! E il vincitore per la miglior canzone originale è... La sciocca canzone della banana, parentesi, colonna sonora dei nazzi che giocava coi mazzi di Sarah Lynn. Alza il culo e vieni qui. Ah, ho vinto! Oh mio Dio, avevo dimenticato di essere in nomination. Grazie, è meraviglioso. Accetto il premio da parte sua. E se stai guardando, Sarah Lynn, ovunque tu sia, torna a casa. Oh, che palle. Dovevo essere lì. Se qualcuno mi avesse detto che avrei vinto un Oscar, non ci avrei mai creduto. E ora è successo. Bojack, sai, non mi piace niente di me. Ehi. Niente di questo sono io. Io non sono queste tette. Io non sono questa casa. Qui non siamo a casa tua. L'unico motivo per cui ho questa camicia è perché una società mi ha pagata $8,000 per indossarla. Non mi servono nemmeno i soldi. Era carino il fatto che qualcuno volesse che la indossassi. Ehi, va tutto bene, dai, andrà tutto bene. Ma che dovrei fare adesso? Non so cosa fare. Davvero, sono spacciata. Tu sei spacciato, siamo tutti spacciati. No, calmati, nessuno è spacciato. Te lo dico io cosa faremo. Andremo al planetario. Davvero? Il nostro sistema solare si formò circa 4 miliardi. Non è fantastico questo posto? Altro che, dimentico sempre che non ci sono solo le 6 stelle che si vedono nel cielo di Los Angeles. Anche quella è una figata, ma io intendo questo edificio. È una cupola gigante, le cupole sono così fiche. Meglio gli edifici rettangolari, come ho già assodato. Voglio diventare un architetto. Sia che siamo cavalli, gatti, umani o perfino lucertole, le nostre vite sono solo dei brevi flash in un universo che ha già più di 4 miliardi di anni. Visto, Sarah Lynn, non siamo spacciati. Nel grande scenario della vita siamo solo dei granellini che un giorno verranno dimenticati. Non importa cosa abbiamo fatto in passato o come verremo ricordati. Quello che importa è il presente, questo momento. Quest'unico momento spettacolare che stiamo condividendo. No, Sarah Lynn. Sarah Lynn.